vederla. Io la cosa è così, lo so, no, questo mi sta. Tranquilla. Che ora domanda a te? Vediamo dove. Là. Bisogna prendere gli strumenti. Ciao collega. Facciamo già qui. Qua non c'ha? No, vedi. Ieri sera non ho visto. Forse non Yeah.
prima con delle sorelle perché hanno fatto anche questo canto, voglio chiederti che ognuno possa riconoscerci il prodigio che tu hai fatto di noi, che noi prendiamo proprio possesso di tutta la ricchezza che tu hai posto in ognuno di noi, Signore. Cioè che il tuo spirito ci possa rivelare che davvero noi non possiamo solo dire delle lodi, ma essere una lode con ogni cellula, con ogni pensiero, con ogni parte di noi, con ogni parte del corpo, Signore. Cioè ogni cosa che ti possa rivelare, perché riconosciamo la grandezza che tu hai depositato in ognuno di noi. In questi giorni stiamo depositando anche tutte le nostre fortezze, stiamo mettendo ai piedi della croce tutto ciò che abbiamo capito che ci divide da questa verità, da questa luce, e siamo certi davvero che oggi ci stupirai, Signore. Signore, oggi vogliamo essere riempiti di una misura pigiata, scossa, traboccante, Signore. Signore, vogliamo essere ubriacati del tuo amore, della tua grazia, della tua benedizione, Signore, per diventarlo e trasformare questo mondo nel nome di Gesù. Amen. Yeah.
sono sul piede, cantiamo con tutto il cuore. Thank you.
giorno con gli occhi s'aprirai, ma qualcuno ti abbraccia, Dario, per favore, tutti i giorni. Thank you.
Si prende con la vita.
forte veramente come scritto. Thank you.
La Bibbia dice che quando Dio ci ha creato
creato prima lo spirito, quando lui disse facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, parlava dello spirito, non del corpo. Infatti lo spirito è stato creato, ma il corpo è stato formato. Il corpo è stato formato dalla terra, ma lo spirito viene da lui. Ora la Bibbia dice, per ricollegarci un po' a quello che è scritto, che abbiamo detto ieri, che egli è il padre di tutti gli spiriti. Ogni spirito che viene alla vita ha un padre. Quindi non siamo né creature né figli della creazione, ma siamo figli di un padre meraviglioso che ha voluto e ha desiderato che noi fossimo qui. E lui desidera che tutti possano conoscere e possano sperimentare il suo amore. Alleluia. Ieri è arrivato l'altro libro, finalmente, ragazzi, era come un figlio che doveva arrivare. E quindi voglio ripresentarvi un pochettino il libro Tu sei beato, e parla della rivelazione delle beatitudini, le nove beatitudini di Gesù descritte in Matteo 5 dal verso 1 al verso 12, ed è uno studio non molto approfondito, chiaramente è stato estrapolato dagli studi che abbiamo fatto, gli studi di church, quindi predicazioni, insegnamenti di un'ora che sono stati sbobinati e messi su carta, riveduti e corretti. Voglio già scusarmi con voi per magari per qualche errore che troverete, errore di ortografia, abbiamo subito lo stampato, abbiamo trovato già un errore nella copertina, è un errore in qualche pagina, qualche cosa che ci è sfuggita perché abbiamo lavorato di mattina, pomeriggio, sera, pure la notte, e quindi credo che saranno dei libri che daranno, credo porteranno benedizione alla vita delle persone. Ed è la potenza delle beatitudini nella rivelazione del regno di Dio. Questo libro insegna in maniera particolare come vivere le nove beatitudini ora, alla luce dell'unico messaggio che Gesù ha insegnato, che è il regno di Dio. Quindi le beatitudini, come noi le abbiamo sempre ascoltate, beati i poveri in spirito, no? Perché di loro il regno dei cieli, beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati, beati mansueti, perché essi erediteranno la terra, beati coloro che sono affamati e sedati di giustizia, perché essi saranno saziati, beati misericordiosi, perché essi otterranno misericordia, beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio, beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. C'è una parola chiave che voi troverete in tutti i capitoli che sono in questo libro. E la parola chiave è ora. La parola chiave è ora. Beati quando? Ora. Perché riceveranno il regno dei cieli. Quando? Ora. E scopriremo una cosa fondamentale. La beatitudine non consiste nella sofferenza, per come c'è stato per tanti anni insegnato e dato da mangiare. La beatitudine non consiste nella sofferenza, ma nel risultato che essa sta per produrre. Perché dietro ogni sofferenza c'è una promessa. E questa promessa non riguarda la nostra vita dopo la morte, ma riguarda questa vita qui e ora. L'altro libro, come lo sapete, Come vincere la paura, sono alcune testimonianze, alcuni spunti dalla scrittura. Avrei voluto scrivono molto, molto più ampio, ma ti rendi conto poi che quando inizi a scrivere, quando entri nel fiume, non smetteresti più di scrivere, e c'è un momento in cui devi mettere un punto, no? Dire
Quindi questo è quello che abbiamo prodotto in questi ultimi mesi. Come voi sapete, abbiamo l'ultimo CD che abbiamo racchiuso gli ultimi canti nuovi, quelli registrati in maniera particolare l'anno scorso per Infuocati per Dio. Abbiamo anche due brani, c'è la nostra meravigliosa Mariangela che canta Risuscitami. Vorrei dire qualcosa riguardo a questo brano in maniera particolare, sono contento anche di dirlo in diretta. È un canto che è stato registrato, secondo voi sentite la qualità è molto inferiore, è chiaramente inferiore, ma ho deciso di lasciarlo perché è un canto che ha benedetto la vita di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Questo canto ha origine in portoghese, è stato tradotto poi in tutte le lingue del mondo. Quest'anno faremo Infuocati per Dio a Novara, avremo il 30 novembre, Dio volendo, al Palasport di... Dio vuole, al Palasport di Novara, e registreremo di nuovo questo canto e la gloriosa Mariangela farà il suo meglio. Alla fine del CD voi troverete la predicazione che del raduno dell'anno scorso che si intitola Ravviva il dono di Dio che è in te. Vi consiglio realmente di ascoltarlo perché io lo riascoltate, io chi mi conosce lo sa, io non mi riascolto mai, io quando faccio riunioni, insegnamenti, non mi riascolto mai negli studi, io non ascolto me stesso in macchina, non ce la faccio perché già mi ascolto tutto il giorno e diventa veramente molto forzato, quindi non riesco ad ascoltarmi. Ma l'altro giorno per caso dovendo ascoltare le tracce, perché abbiamo duplicato i CD a casa, li abbiamo stampati a casa, abbiamo comprato le copertine, abbiamo fatto tutto a casa grazie a Luca e Agata che hanno fatto veramente un lavoro meraviglioso e straordinario. E ho riascoltato questa predica e mentre ascoltavo questa predica dicevo: bravo sto ragazzo che sta parlando. E mi sono fatto, a parte lo scherzo, e sono convinto di grande incoraggiamento. Poi abbiamo tutti i CD, tutte le raccolte dal 99 fino al 2015, e quindi se desiderate potete prenderli perché ci sono tutti gli altri CD. Sono diversi da quelli che abbiamo dato ultimamente, che era una raccolta in un CD di 55 canti. Invece in questi ci sono più di 200 canti, quindi chiaramente c'è la possibilità di ascoltare anche gli interventi di Bruno Interlani, le preghiere, le intercessioni, le parole profetiche, il canto in lingue, c'è praticamente tutto a livello integrale in tutti i CD che troverete. Prima di passare la parola alla parola, volevo farvi un annuncio, un annuncio molto delicato, nel senso che vorrei condividere con voi qualche progetto che il Signore ha messo nel nostro cuore. So che tanti di voi sono stati benedetti nell'arco di questi anni anche dal materiale. Come voi sapete, noi mettiamo tutto il materiale gratis online, quindi anche il materiale fra un po' di tempo sarà disponibile online. Ed è dal 2007 in maniera particolare, quindi sono 12 anni che il Signore mette nel nostro cuore di fare un lavoro particolare per quanto riguarda l'aspetto multimediale. So che molti sono stati benedetti anche dalla radio, la Radio Solo per Grazia, che è stata portata avanti con tanta dedizione da Luca, da Agata in maniera particolare. Loro due sono coloro che hanno spinto e hanno investito la loro vita e anche i loro soldi in un progetto che ha benedetto la vita di tante persone. Considerate che oggi online abbiamo la possibilità, tramite i canti che abbiamo messo a disposizione, abbiamo avuto, non esagero, possiamo parlare di più di 500 milioni di download, di ascolti con tutti i canti, con tutti i video che abbiamo online. Quindi si sta facendo un grande lavoro, le persone scrivono da tutte le parti del mondo, veramente da tutte le parti, e ci stanno chiedendo di non solo di continuare
quello che stiamo facendo, ma di implementare ancora di più gli sforzi. Ed è chiaro che per implementare quello che stiamo facendo c'è bisogno di sostegno. Ora io vorrei mettere alla vostra attenzione, vorrei darvi un peso e vorrei che lo metteste davanti a Dio per capire quello che Dio vi... Se Dio vi chiede in questo di incoraggiarci, di sostenerci, perché il nostro desiderio è quello di partire dal mese di settembre o di ottobre con una televisione online. Ciò significa di avere l'opportunità di trasmettere 24 ore su 24 un web. Quindi è un canale TV che ci darebbe l'opportunità di muoverci e di espandere chiaramente il messaggio del Vangelo in maniera ancora più determinata, in maniera più incisiva, e far arrivare il messaggio in maniera ancora più ampia a quante più persone possibili. Ciò significa che ci sarà un grande impegno da parte nostra e chiaramente anche un grande investimento. Ora, il nostro desiderio, noi possiamo fare televisione anche con i cellulari. Voi sapete che non ci siamo mai fermati, anche se l'audio non è buono, se l'immagine è buona, il nostro interesse è arrivare alle persone e benedirle in un modo o in un altro. Poi qualcuno ci dice: no, non potreste migliorare la qualità? Sì, possiamo farlo, ma chiaramente questo ha dei costi, e dei costi che non sono tantissimi, che oggi, grazie a Dio, il progresso ci dà l'opportunità di abbassare notevolmente i costi, quindi non ci vuole tanto. Però affittare dei canali TV, affittare dei canali radio, avere una strumentazione adatta, chiaramente ha dei costi annualmente. Io volevo mettere nel vostro cuore, condividere con voi il desiderio che abbiamo, perché parliamoci chiaro, potremmo anche non farlo, però credo che se lo facciamo possiamo essere di edificazione veramente per la vita di tanti. Immaginate una televisione dove è una radio che lavorano insieme con la stessa tempistica, che ha la possibilità di far sentire le vostre testimonianze. Noi avremo l'opportunità di registrare, ad esempio, la vostra testimonianza in video e per radio, quindi andrebbe in televisione e radio da casa vostra, con degli strumenti molto alla portata di mano, e che ci permetterebbe di far sapere a tutti quanti quello che Dio fa nella vostra vita, quello che Dio fa nelle vostre comunità, quello che Dio fa nei vostri gruppi, quello che Dio fa ovunque. Se c'è qualcuno che desidera essere coinvolto e poter dare qualcosa, ci sarebbe veramente l'opportunità di poter mettere online un materiale che non è grande, è infinito, non c'è misura. È senza misura. Ed è qualcosa che nel 2007 eravamo nel nostro raduno di Infuocati per Dio, nel 2007 a Catania, e il Signore ci diede una parola in maniera specifica, e io sto aspettando questa parola sedente, ed è questo credo il tempo. Il Signore ci disse che ci stava spingendo per andare in televisione. Ancora non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, e quindi sembrava quasi, sai, creare studi televisivi e comprare un canale TV, un canale satellitare, a dei costi almeno per noi oggi in questo momento improponibili. Si parlava di centinaia e centinaia di migliaia di euro l'anno. Oggi si riescono a fare cose veramente eccellenti con pochi soldi. E ricordo che in quell'anno il Signore ci disse: io voglio che voi prendiate in mano la spada di Golia. Fu per noi una rivelazione, che disse: Davide, abbatté il gigante con una pietra, ma lo uccise definitivamente usando la sua spada. E il Signore ci disse quel giorno: utilizzate la spada che usa il mondo per tagliare la testa al serpente. Utilizzate questi strumenti per poter raggiungere. Daniela, sei come la bella, cioè tu riesci a... Ma che sei?
Questa è una... Dio ci disse che la televisione in maniera particolare sarebbe stata la spada di Golia, usata da Davide, usata dalla Chiesa, pure. E quindi vorrei mettere questo peso davanti a voi e vorrei metterlo nel vostro cuore. Vi chiedo di pregare veramente con tutto il cuore, ve lo chiedo come un fratello, ve lo chiedo come un amico, e ve lo chiedo come ministro, di metterlo davanti a Dio. Se Dio mi mette nel cuore qualcosa, qualunque cosa, di qualunque genere, non ha importanza. Se Dio vi parla in maniera particolare e ci sono delle parole specifiche anche che Dio vi dà per noi, fatecelo sapere per favore, perché stiamo aspettando che questa porta si apra. In realtà si è già aperta, però vogliamo entrare e fare le cose con eccellenza. Amen. Con eccellenza. Luca sta scalpitando, non riesce più a stare nella pelle, e lui vorrebbe già, facciamo la televisione, facciamo la radio, facciamo il tuo studio di registrazione, facciamo, costruiamo, andiamo. Ed è bello quando si hanno persone che hanno un grande entusiasmo e anche un grande talento, che hanno la possibilità di fare cose. Da un peccato tenere i talenti fermi, perché io credo che se riuniamo le nostre forze noi possiamo fare cose che occhio non ha mai visto, cose che orecchio non ha mai udito, cose che non sono mai salite nel cordone. Se riusciamo ad unire le nostre energie e le nostre risorse, però lo voglio dire semplicemente per condividere un peso con voi e chiedervi di essere sensibili alla voce dello Spirito se Dio vi chiede di fare qualcosa. Io so, il Signore, io l'ho visto nella mia vita, quante volte Dio mi ha detto di fare delle cose, di investire in determinate situazioni, e poi ho fatto orecchie da mercante e poi ne ho dovuto pagare le conseguenze per delle scelte sbagliate, per delle scelte errate. E so che la più grande ricchezza è ascoltare la sua voce e fare quello che lui ci dice. Alleluia. Io credo che ci sia abbastanza potenza, abbastanza risorse in questa stanza per creare degli strumenti che possano veramente fare la differenza. Amen. Lo dico perché desidero con tutto il cuore raggiungere l'Italia, non solo gli italiani in Italia, ma raggiungere gli italiani all'estero che ci seguono dagli Stati Uniti, dall'America Latina, dall'Australia, dal Nord Europa, e tutti gli stranieri anche che... Non possiamo entrare in Eritrea, non possiamo entrarci tramite internet. Come in Corea del Nord, come in Afghanistan, in Iraq, come in Algeria, come in Turchia, e paesi musulmani, come già sta accadendo. Tramite internet stiamo riuscendo a sostenere ad esempio una missione in Pakistan, dove c'è una grande persecuzione, ci stanno chiedendo di sostenere, e altri in Africa, e Dio solo sa, c'è proprio bisogno, c'è grande bisogno. Amen. Amen. Vorrei che dessimo un grande benvenuto a mio padre che sta qui. Abbiamo bisogno di ascoltare.
ma più che ascoltare, la prima cosa che ho notato stamattina, l'ho sempre visto, ma stamattina mi ha colpito particolarmente che ci siano tante sedie vuote, perché anche a questo il Signore provvederà, il Signore metterà nel cuore di riunire tutti coloro che credono in Gesù sotto lo stesso tetto. Se io chiamassi qui accanto a me qualcuno che è convintamente di fede cattolica, convintamente, a stare qui con me, a riunirci con noi, mischiarci tutti quanti, quale potrebbe essere il pericolo che si corre? Qual è la differenza sostanziale di questo? Questo ecumenismo di cui tanto si parla, avete già notato che io non mi permetterò di entrare nel tema che sta trattando secondo me molto bene Corrado per il tema di quest'anno, che è entrare e camminare in un regno di Dio. Lo faccia lui, lo fa secondo me molto bene, quindi io tratterò così un collage di impressioni che probabilmente incontreranno anche la vostra curiosità, perché sono domande che ci facciamo. Che senso ha? Io non vado all'ozio perché nel periodo di Ferragosto ci sono gli evangelici. Scusate, ma gli evangelici di chi parlano? Oppure non vado in quella chiesa perché lì ci sono i cattolici. Ma perché? Cosa c'è di strano? Tutto questo proviene da un comune denominatore che manca, che è la scrittura. Giovanni XXIII, di cui parlava Giovanni Rizzi ieri, è uno che raccomandò durante il Concilio Vaticano II abbiate comunione con gli evangelici perché loro conoscono le scritture, e voleva sottintendere naturalmente sono persone che amano il Signore. Poi ci sono coloro che sono dei dilettanti, tra virgolette, sia in un campo che nell'altro. Ma come si fa? Cosa potremmo fare noi per agevolare questa comunione, fratelli? Qualcosa da farci? Una prima considerazione, che noi non possiamo ignorare quello che è vero e che ci ha portati fin qua. E quello che è vero è che la scrittura è il libro che ci ha fatto conoscere Dio, Gesù, lo Spirito Santo, i profeti, altrimenti tu li conosci perché ne hai sentito parlare, e questo ti riporta alla conoscenza della scrittura, dove nell'ultimo capitolo di Giobbe si legge: io avevo sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Io posso avere sentito parlare di Gesù, posso amare Gesù, ma quando mi rendo conto del grande beneficio, dell'immenso beneficio che lui ha portato nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella mia prosperità, perché io credo a questo, comincia ad aprirsi un orizzonte diverso, comincia a vedere le cose al di là di quello che il tuo occhio naturale vede, comincia a capire che c'è di più di quello che sa. Perché o abbiamo appreso una parte di scritture o abbiamo appreso un'altra parte e abbiamo una grande confusione. Leggevo verso la fine del romanzo Il nome della rosa, non so quanti di voi l'hanno letto, ma un romanzo straordinariamente bello. Anche questo provoca dei problemi, tu perché vai a leggere queste cose, tu ti devi concentrare sulle scritture. Io leggevo sempre tutto. Sempre, tutto ciò che mi incuriosisce lo vado a leggere. E verso la fine del romanzo, Umberto Eco, che era un ateo convinto, scrive che anche l'eccessivo amore per Dio può produrre dei guasti. Ma che stai dicendo? Ma se tu ci rifletti, l'eccessivo amore di Dio senza conoscenza, l'eccessivo ti possa essere settario, e quello che davanti a Dio non può esistere, non deve esistere, lui ci ha dato i mezzi perché questo non esista,
sta a noi la scelta, la scelta. Sta a noi capire che tutto quello che noi sappiamo su Dio, su Gesù, sullo Spirito Santo è contenuto nelle scritture. Sul fatto delle scritture di cui vorrei parlare poco, capisco che c'è poco tempo, e non so se iniziare a parlare di questo che poi ci porterebbe molto lontano. Passiamo direttamente all'argomento che avevo preparato, che si trova in Prima Corinzi, poi lo riprendiamo questo discorso. Avevo due visioni stamattina, quello di questi sedili vuoti e quello della importanza della donna nella nostra vita. Avevo proprio voglia di pregare per le donne. Sono una parte fondamentale della nostra vita. E questa scrittura si trova nella prima lettera ai Corinzi ed è una sfida. Prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1. Qui scrive Paolo ai Corinzi, perché soltanto un cieco non capisce qual è il significato autentico di questa scrittura. Prima Corinzi capitolo 1 e parla della sapienza di Dio. Dice al capitolo 1 verso 17: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Sta scritto infatti il messaggio della croce, scusate, è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati esso è la potenza di Dio. Sta scritto infatti: io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa città, di questa età? Non ha forse Dio reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, per mezzo della propria sapienza è piaciuto a Dio. È piaciuto a Dio. La cosa è inappellabile. È piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Perché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Ai tempi di Gesù in Grecia c'erano le migliori menti dell'universo. No, i giganti che tuttora vengono insegnati nelle scuole. Ma noi predichiamo Cristo, Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i greci è follia. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza e sapienza di Dio, perché la follia di Dio, la follia di Dio è più sana degli uomini. E la debolezza di Dio più forte degli uomini. È piaciuto a Dio. Ora Dio si deve servire di qualcosa, di qualcuno, per farci conoscere i suoi progetti per l'umanità. E ha scelto di farci arrivare, attraverso il tempo, la Bibbia. La quale Bibbia non può, piano piano lo capisci, anzi lo capisci abbastanza rapidamente se trascorri del tempo su esse, che la Bibbia non è un feticcio. Se io prendo questo libro, lo butto per terra, non commetto nessun peccato, non sto facendo una cosa dissacratoria, è un libro. Il libro prende forma nel momento in cui mi sta comunicando delle cose che veramente non potranno mai essere distrutte, ma deve essere la Bibbia e deve essere l'approfondimento di questo.
cosa che va contro Dio. Papa Ratzinger, assieme al presidente del Senato, di cui adesso mi sfugge il nome, ha scritto un meraviglioso libro che si chiama Fede e Ragione, in cui si sostengono due punti di vista diversi circa l'importanza e l'ineluttabilità della fede e l'importanza e l'ineluttabilità della ragione. E alla fine convergono però sullo stesso punto. La fede non è intaccata dall'uso della ragione, se una cosa è sbagliata sotto il profilo comportamentale, spirituale, è sbagliata. Non può venire da Dio quello che tu dici, ma è scritto nella Bibbia, perché tu della Bibbia hai fatto un feticcio. Ricordo quando ho cominciato a frequentare la comunità, mi dicevano: mi raccomando, non sottolineare, non evidenziare, non la devi toccare, quella è la parola. Ma rapidamente ho compreso che non era possibile fare questo, perché ci sono dei versi, delle espressioni che ti colpiscono particolarmente e tu li fai tu, tuoi. È piaciuto a Dio, per esempio, è una cosa inappellabile. Dice: ma allora quelli che non conoscono Dio sono nati, hanno vissuto, hanno lavorato e dopo sono anche morti, che fine fanno? Dove vanno a finire queste persone? La domanda è legittima, ma che fine fanno quelli che non conoscono né la Chiesa Cattolica né la Chiesa Evangelica, non si sono mai soffermati sul sistema? Vivono, vivono bene, addirittura riescono ad essere degli esempi per gli altri. Questa gente che fine fa? La scrittura te lo dice. Me lo voglio far leggere subito, si trova nella lettera ai Romani, capitolo 2, perché può darsi che qualcuno di voi si è trovato a dover rispondere a una cosa del genere e dice: ma non lo so. Capitolo 2 dice, è la lettera prima di quella che abbiamo letto ora, infatti, capitolo 2, versetto, leggiamo dal verso 14, a pochi versi. Infatti, quando i gentili, le genti, che non hanno la legge, cioè che non obbediscono ai comandamenti di Mosè, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo la legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano anche si accusano a vicenda. E qui c'è un errore di stampa, sono certo che sulla Diodati non vedete subito che mai è stato saltato un intero versetto, perché non c'era legame con quello che segue, è stato letteralmente saltato, hanno dimenticato almeno. Perché voi leggete: nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo, ma prima c'è tutto ciò si vedrà. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Io ho conosciuto tantissime persone, ma veramente tante, che non vanno in chiesa, pensano solo al lavoro, fanno bene, sono di solito persone che sono più dedicate alla coltivazione della terra, vivono in simbiosi con la terra. C'era uno zio di mia moglie che era giardiniere di mestiere, quando parlavi con quest'uomo che non andava in chiesa, quindi chissà se a modo suo pregava, ma ti dava una sensazione di pace, di amore, che tu lo guardavi, diceva: questo, ma che fa, conosce qualcosa, diciamo, particolare? No, lui era così, lui adempiva col suo comportamento, cioè tutto ciò si vedrà, quello che il Signore deve. E hanno mandato in chiesa. La religione produce odio. Allora qui bisogna che parliamo anche un po' fuori dai denti. Le religioni, di fatti, tuttora si combattono e si uccidono in nome di un Dio inesistente. La religione è una fabbrica di odio. Ecco perché Gesù
fondando nessuna chiesa di nessuna denominazione, perché se lo avesse fatto già avrebbe creato una separazione dall'inizio della creazione. È un po' come quando nel Vangelo di Giovanni si dice a proposito dei figli di Dio: egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma voi volete pensare di avere a che fare con un Dio che ragiona così? Ma che significa a tutti coloro che lo hanno riconosciuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio? Cioè nemmeno ci vergogniamo di affermare una cosa del genere. Cioè Dio già dalla nascita stabilisce che tu sei condannato, perché fino a quando con la bocca non avrai confessato Gesù come Signore, non avrai riconosciuto che Dio l'ha resuscitato dai morti, non sarai salvato. Stai scherzando? Eppure questo è un caposaldo nell'insegnamento dottrinale. A tutti coloro che lo hanno riconosciuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Non è vero che siamo tutti figli di Dio, ma quelli. E allora questa gente, tipo questo giardiniere, zio di mia moglie, che non gli ha mai sentito parlare di Dio, ma quello che lui diceva, quello che lui faceva, il suo comportamento, il suo sorriso, i suoi rossetti sulle labbra, ricordo i suoi zigomi rossi, così di loro, poi quando stappava delle bottiglie di vino bianco, lui era tutto un rito. Dimostrava che questo uomo viveva in una beatitudine a noi sconosciuta. Cosa dobbiamo dire di questo uomo? Che non era un santo? Impariamo tante cose dalla persona obiettiva e intelligente della scrittura. Io amo dire che se vuoi sapere se una cosa viene da Dio, devi vedere se è intelligente. Se è stupida, non può venire da Dio. Non può, non c'entra. Dio non ha mai insegnato e mai fatto delle cose stupide. Allora un metodo di paragone molto semplice. Ci sono per esempio le tradizioni che possono anche essere simpatiche, perché si perpetuano nel tempo, ricordano la cadenza proprio, ci fanno vedere la cadenza dei tempi, ma sono tradizioni e come tali bisogna trattare. Io ho conosciuto un santo, vero, ed era mio padre, Giovanni, ma era un santo. Nessuno l'ha mai saputo, ma oggi alla luce della scrittura dico, mio padre era un santo. Perché adempiva, era uno di questi della lettera ai Romani di cui abbiamo letto. Una persona normale, una persona che ha sempre pensato al bene della famiglia, sempre pensato a tutte le cose vere, e lui era un santo. È chiaro che si apre un contrasto mostruoso quando tu pensi come si diventa santi. Ce lo vogliamo dire o no? Due miracoli da vivo, tre miracoli da morto, ma state scherzando? Io ho 77 anni, ma non posso più sentire queste cose. Anche se ho apprezzo, ammiro, sono uno che ascolta Gianfranco Ravasi la domenica, fino a quando abbiamo avuto la gioia di vederlo a Canale 5. Ma tu, pastore evangelico, ascolti Gianfranco Ravasi con la benedizione assoluta perché lo ascolta. È un cattolico, un cardinale, stava per diventare papa. Ha partecipato al conclave, ma questo è un argomento. Altro argomento è dire e affermare certe cose che magari non è la mattinata per affrontare. Ma se io mi metto qui Giovanni Rizzi e stiamo tutti e due, qual è la differenza fra me e Giovanni? Perché dobbiamo separarci? Perché dobbiamo frequentare due chiese diverse? Chiesa significa assemblea di persone che credono nella stessa cosa. Allora tu mi devi fare la cortesia, tutte quelle croci gigantesche che
tu vuoi distinguerti da me, non hanno significato. Non hanno significato. Non hanno significato. Noi crediamo in Cristo, sì, da sempre. Ma man mano che tu approfondisci la conoscenza, tu cominci ad avere un amore diverso per lui e capisci soprattutto quanto è grande il suo amore verso di te. Ed ecco che comincia a nascere in te una cosa meravigliosa che è l'autostima. Chi ha sofferto di depressione come me per molti, molti anni, parecchi, più di 10 possiamo dire, conosciamo sempre. Capisci che nella depressione la prima cosa che ti capita è perdere fiducia in te stesso. Tu hai sempre la sensazione di fallire in tutto quello che fai e che stai facendo. Difatti non fai nemmeno dei progetti perché non credi in te stesso. Sei depresso. La depressione porta come prima conseguenza a non credere che tu puoi fare quella cosa. Questo vale per il lavoro, vale per i rapporti familiari, vale per gli amici, vale per tutto. Allora, una istruzione armonica delle scritture, più le leggi, più le approfondisci, più trovi degli insegnanti che siano in grado di rivelarti, togliendo quei veli, tante cose, è chiaro che la tua vita migliora. Allora lì riconosci che non sei una persona religiosa, proprio hai nelle mani e fra le mani hai qualcosa che veramente ti stai insegnando a dire. Altrimenti, e voglio portare la vostra attenzione su questo verso che si trova nel secondo libro dei Re, capitolo 17, io ci lascio liberi. Guardate cosa dice Elia, secondo libro dei Re, scusate, primo libro dei Re, al capitolo 17. Quando cresceremo? Quando? Quando? La società fa scelta schifo, ma la società di oggi è qualcosa di pericoloso. Io ho 6 nipoti e io sono un po' preoccupato per i miei 6 nipoti, per i miei 2 pronipoti. Siamo bisnonni per la grazia di Dio. Ma vedo un assetto societario che sta prendendo una piega incredibile, difficilissimo che si possa tornare indietro. Probabilmente si realizzerà quello che chi ha visto il film Ultimatum alla Terra, fantascienza. Dove arriva questo alieno e viene per distruggere la terra, ha il mandato di distruggere la terra. E a un certo punto parla con una di queste cittadine che aveva in mano il figlio. E questa è preoccupata perché dice: ma tu hai cominciato, si vedevano già bagliori, palazzi che cascavano, non lo so. Sì, è cominciata l'opera di distruzione, ma voi che avete questi poteri immensi, non potete invece aiutarci, non potete invece aiutarci a ricostruire tutto, a sistemare tutto ciò che non è andato bene. Il problema, dice l'alieno, per l'attore Keanu Reeves, dice: il problema non sono i poteri che voi volete che io vi trasmetto. Il problema siete voi. Fino a quando l'uomo non scompare, queste cose non scompariranno. Noi abbiamo dalla scrittura avuto tutte le istruzioni perché la nostra vita sia migliore. Come dice Piero Antonio della storia di Cristo, usciamo. Come dice Giovanni Papini, l'uomo è infelice perché non sa di poter essere felice. La lettura di certe cose, di certi pensatori, non è in contrasto. Questo è una cattiva, un
vocazione che man mano allarghi i tuoi orizzonti. E se non sei prevenuto, non hai pregiudizi verso nessuno, forse è bene con tutto. Con tutto. Quante volte ho parlato con dei musulmani quando ero a Catania? Molto spesso. È una bella conversazione, loro sono convinti di certe cose. Tu sei convinto di due, cerchi di trovare una mediazione che dia inizio a un rapporto prima di tutto di amicizia, di comunione fraterna. Non c'è un altro modo di avere comunione fraterna se non facendo prima amicizia. Io ora vi chiamo amici, dice Gesù, amici. Abbiamo questa grande ricchezza, ma come ci ha ricordato Giovanni ieri, la Bibbia era compresa tra i libri da non frequentare, da non comprare, da bruciare fino al 1963. Era tra i libri proibiti, tipo la mano di Lady Chatterley, di Lorenz, qualcuno l'avrà letto. Allora il mezzo ce l'abbiamo, se qualcuno ci sta dicendo non lo toccare, non lo toccare, non ti avvicinare, come faccio a crescere? Perché sono intelligente? Non basta, anzi mi può portare da un'altra parte completamente. Ma se io comincio a imparare le regole, che poi sono regole semplici, che Gesù ci ha dato, lì vero il miglioramento, lì comincio ad avere autorità su tutto ciò che vuole distruggere la mia vita, la mia psiche. Lì vieni fuori da un esaurimento nervoso, da una depressione, dal punto che la moglie ti dice Dio a te ti ha guarito troppo. Spesso me l'ha detto. Dio non soltanto ti ha guarito troppo. Che a volte forse mi vedeva un po' aggressivo. Tu non sei stato guarito. Però quando avevo paura di prendere l'ascensore, quando avevo paura di volare, non ne dovevi parlare, volare, io sull'aereo, come scherzare. Quando avevo paura di fare delle scale, di infilarmi in un tunnel, di andare, io ero il capo di un ufficio che dovevo ogni tanto andare giù in tesoro, sottoterra, dove dovevi entrare, se non eri al centro la porta di dietro non si chiudeva, allora tu dovevi entrare, vedevi da quella porta e intuivi che eri bloccato, se succede qualcosa rimango qui con i topi, dovevi andare dentro, erano incubi per me, incubi. E cercavo sempre delle scuse per non farle queste cose. Poi quando il Signore ti guarisce. L'arroganza forse mia, che mia moglie diceva forse il Signore mi ha guarito troppo, è che io ho fatto una cosa che continuo a fare, anche se non credo di avere più questi sospesi. Io sono tornato in tutti i posti in cui il diavolo mi ha umiliato. Faccio un esempio. Io non potevo prendere l'ascensore, era impossibile per me prendere l'ascensore. Se non mi arrivo a guardare a 6 piani di istituto, si sviluppava su 6 piani, il mio ufficio era al terzo. Quando dovevo controllare qualcosa andavo a piedi, fino al sesto, poi tornavo. I commessi che erano lì dicevano, ma lei perché va a piedi? Ci sono gli ascensori. No, no, così mi tengo in forma. E mi vedevo fermo alle porte dell'ascensore e poi non entravo, andavo a piedi. Quando il Signore ha cominciato a guarirmi, è stata una cosa progressiva, un giorno, ho detto adesso è il giorno dell'ascensore, mi sono infilato dentro l'ascensore, c'erano altre 4 persone con me. E subito il mio caro amico mi dice, guarda che ora l'ascensore si blocca, tu rimani fermo. Cosa fa l'ascensore? Si blocca. Aspetta che lo blocco io. Ho detto altro. Le persone che erano con me in ascensore, dicono, scusi, ma lei che fa? Scusa, io sono il capo dell'ufficio, sto verificando se gli ascensori. Paura.
Cioè che io sono poi tornato più spesso dal consentito sull'ascensore, sull'aereo, sulle gallerie, prendevamo le gallerie in automobile con mia moglie, usciamo da fuori, mi detto io non posso entrare in quella galleria, era un incubo andare dentro la galleria, per non parlare tantissime altre cose, per cui i farmaci che a un certo punto sono spariti completamente. Questo fa il Signore. Ma fa il Signore quando tu assimili che noi abbiamo autorità. Il diavolo su di noi, è stato detto ieri dal Corrado, è stato ricordato, ha l'autorità che tu gli dai. Se tu l'autorità non gliene dai, lui non può avere autorità su di te, perché te è stato dato, detto, io vi do l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farmi del male. Guardate bene che Gesù dice tutta la potenza del nemico, non ci scherzare, no, ma lui non mi può fare niente, anch'io ero convertito, anch'io ero nel Signore, ma non potevo prendere l'ascensore, allora questa autorità dov'è? Quando mi venivano dei dolori, per esempio, qui in questa zona, come ieri sera ho avuto del dolore, è bastata solo dire una parolina a chi ci segue, detto, guarda, io sono stato guarito tanti anni fa, tu non puoi più toccare il mio corpo, non ti devi avvicinare. Io sto bene e continuerò a stare bene. Perché avrebbe un pneumatorace, mi hanno messo degli aghi così a vivo per tirarmi fuori l'aria, perché il pneumatorace è la formazione di aria improvvisamente nel polmone. E dico, ti collassano il polmone e meno male che la natura ce n'è delle due, si mette in fusa l'acqua, in quel momento è dolorosissimo e hai paura. Quando poi sono uscito dall'ospedale, sono stato bene, eccetera, ancora non ero molto fortificato nella fede e ogni tanto mi venivano proprio i dolorini invernali, soprattutto tutti qua. Va bene, io sono stato guarito, tu non hai più nessuna autorità su di me, tu mi devi lasciare stare perché non hai più niente da prendere da me, sono testato, io sono stato guarito e tu non hai autorità. Ecco l'insegnamento della scrittura assieme a tante altre cose, e volevo concludere, devo concludere, con questa scrittura in prima re al capitolo 18. La storia è lunga, quindi posso riepilogarla, ma leggere solo la frase finale, dal verso 20. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Possiamo dire anche oggi: se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, seguite lui. Per una questione di elementare serietà, noi dobbiamo fare una scelta: Dio è Dio, Gesù è Gesù, lo Spirito Santo è lo Spirito Santo, basta, tutto ciò che è contorno può interessarmi storicamente, è interessante conoscere certe storie, ma se l'Eterno è Dio, se Dio è Dio, semplifichiamo, perché non c'è? Separare è l'arma preferita del diavolo, perché veramente io immaginavo tutto questo anfiteatro pieno di persone che amano il Signore come lo amiamo noi, e non mi rifiuto di credere cose che continuo invece a vedere, ma io continuo a rifiutare. L'altra sera eravamo in una piazza di Catania enorme per tutta la popolazione evangelica che c'è a Catania. Piazza avrebbe dovuto grondare di persone con le mani alzate, con il Signore. Eravamo un gruppetto sparuto.
facciamo questo, cominciamo a fare questo. Signore, tu hai detto noi siamo, dobbiamo stare uniti. Amen. Fa che questo non accada. Dacci delle direttive precise. Togli quelli che siamo di ingombro. Comincia da me. Toglici, se non siamo adeguati a compiere quello che tu vuoi, toglici, Signore. Mettici ad aprire le porte delle chiese. Oh, sono queste nuove generazioni piene di entusiasmo, piene di vita, piene di conoscenza. Mettiti avanti. Salvo. Ecco, non sentirsi indispensabili. E chi è indispensabile? Questo contribuirà sicuramente, contribuirebbe sicuramente a una pacificazione nel mondo, non soltanto nella nostra città, nella nostra nazione, ma nel mondo. Il mondo è pervaso da un odio che sta portando questo pianeta, tutto il pianeta, a una condizione di pericolo. Possiamo dire pericolo, sì. Dobbiamo ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera. Nel Brasile ha già detto, l'India ha già detto che gli Stati Uniti e la Cina, voi siete pazzi. Noi dobbiamo produrre perché vogliamo raggiungere il vostro grado di civiltà e per poterlo fare dobbiamo far funzionare tutte le fabbriche che non funzionano e le automobili dobbiamo costruire. Quindi come si può sistemare questo? Da un canto ci sono i programmi, i programmi, l'altro canto si rispondono con gli interessi che continuano a dominare. E tutto quello che accade, accade per il denaro. Voi avete sentito che c'è il 5% della popolazione mondiale che possiede la ricchezza di tutto il mondo. Tutto. 5%. Tra queste 5 potete mettere Bezos, potete mettere Zuckerberg, sono i primi della forza mondiale. Zuckerberg, Bezos, per dire, Amazon. Vediamo, 5 persone posseggono la ricchezza di tutto il mondo e il mondo rischia di morire di fame. L'Africa, se noi l'avessimo realmente, ipocriti schifosi che non siamo altro, se noi avessimo aiutato i nostri fratelli africani a rimanere nelle loro zone, a coltivare, a insegnare loro come si coltiva la terra, come si fa, eccetera. Loro vivrebbero molto meglio di come vivono adesso, rischiando la vita ad attraversare il Mediterraneo, e noi non avremmo la possibilità di sviluppo ulteriore. È l'ipocrisia quella che intollerà, perché tu parli di cose che hai contribuito a che nascesse e ora ne parli contro. Va bene, questi sono. Gloria a Dio. Il Signore è veramente buono. Avevo messo qui le donne e quando sarà il momento vorrei confidarvi una sensazione che ho avuto, un'emozione che ho avuto molto forte. E siccome è un argomento molto importante, prima ascoltiamo cosa da dire il nostro amico Gianni. Gioia. Visto che mi ha citato tante volte, facciamo un atto di ecumenismo. Non oso propormi come modello di cattolico, attenzione bene, sono un credente, spero di essere un aspirante cristiano, vero? E ho sempre frequentato la confessione cattolica e mi impegno di costruire dall'interno della confessione cattolica la fraternità cristiana universale. Amen. Thank you.
Benedici
benediciamoli e rilasciamoli, perché non ci appartengono, anzi, cioè, ci aiutano a fare parte di qualcosa di ancora più grande, quindi gloria a Dio. E poi volevo dirvi a proposito dell'ecumenismo, che secondo me è anche una parola un po'. Sette anni fa avevo conosciuto Corrado, ma non l'avevo conosciuto perché l'avevo visto, che avevo visto a Varese, cioè ci siamo presentati perché ci aveva presentati Roberto quella sera, ma così, piacere, piacere. E Dio mi aveva già parlato quella sera e mi aveva detto che io avrei fatto qualcosa con lui, che poi l'avevo chiamato, gliel'avevo detto, e lui dice, ha detto non prendermi per pazza, ma il Signore mi sta dicendo questa cosa. E poi lui dice non ti prendo per pazza, preghiamo, e poi Dio ha aperto quello che doveva aprire. E il Signore mi aveva dato una visione. Io avevo visto una tavola, tipo le tavole di Natale, quelle belle tavole tutte imbandite, una famiglia molto numerosa e fratelli diversi tra di loro per colore, per... E solo io e mio fratello siamo proprio giusti alla notte, eppure siamo cresciuti nella stessa famiglia, erano tutti diversi e anche discutevano, noi anche a tavola discutiamo dalla politica, cioè ognuno ha proprio le idee, siamo diversi, ma ho sentito la gioia del Padre. La gioia del Padre di avere in quella tavola tutti i suoi figli. Questa cosa mi ha riempito. Grazie per questa canzone
che avrà la differenza tra coloro che credono in te. Grazie perché questa nazione avrà l'amore che vincerà sopra ogni cosa. E per questo ti diamo tutto quello che ti hai trasmesso nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Avevo una proposta per domani mattina, e per quanti lo desiderano, per quanti lo vogliono, per quanti lo sentono. Domani mattina ci vedremo alle 7 nella cappella qua sotto, come ogni mattina, e proporrei di fare tutti insieme una camminata a Santa Cristina. Alle 7? Alle 7, sì. Alle 7 nella cappella. Alle 7 nella cappella, e poi inizieremo, faremo la nostra meditazione di 10 minuti e poi faremo la nostra camminata a Santa Cristina. Quanti pensano di poterci riuscire? Chi pensa di non poterci riuscire? Gruppo di Catania, a rosvigliare. Ok, dopo. C'è una battuta? No, dopo, al finale. No, 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 un quarto d'ora. Allora, comunicazioni di servizio. Vi chiedo una cortesia: quando vi prendete il caffè non mettetevi i centesimini, perché già io devo andare a far dividere la moneta a tutti, perché questa mattina sarà fare la questione nella Chiesa Cattolica che mettono i centesimini nelle offerte. Cioè, mettete piuttosto, scrivete lì quando raggiungete 5 caffè, mettete dentro 5 euro. E mi fa piacere perché manteniamo tutta la moneta, una stupidata. Allora, ancora oggi proseguiremo con le testimonianze. Finora so che c'è la testimonianza di Massimiliano Sisi, Maletto di Sì, e Barbara, di Nicoletta, e poi se c'è ancora qualcun altro che vuole fare testimonianza, ve lo faccia sapere. Alle 6, se riusciamo ad essere puntuali abbiamo un attimino più di tempo, perché se poi cominciamo già 6:15, 6:30, e poi già ora di andare a cena, e così diamo tempo ai fratelli di poter condividere con noi le meraviglie di papà. La messa oggi è alle 4:30. Lode. Buon appetito! C'è ancora un po' di tempo perché è a luna. È a luna, quindi c'è un tempo di condividere. Prado! Allora, no, volevo dire un attimo solo, sono ancora questi voglio velocissimo. Domani mattina, prima delle 7, c'è un appuntamento che è un po' più, diciamo, delle 6. Perché lo fanno il mio ritiro, cioè, penso, chi è che fa il ritiro per la prima volta? Vedi, ci sono perfetto. Allora, domani mattina, essendo Ferragosto, c'è una tradizione da parte di noi che facciamo il ritiro da qualche anno in più. Loro ve lo fanno da, questo è il 32esimo ritiro. La famiglia San Benito, 32 ritiri. 31. Nella serie fatto 30, fatto 31, vabbè. Allora, alle 4 domani mattina, allora divideremo tutte le palazzine incontrate, perché dividiamo le palazzine incontrate, quindi ogni contrada avrà il suo capo contrada, perché si andrà a caccia del cinghiale. Per i meno sportivi vorrei dire che le macellerie aprono alle 9, quindi non